cosa con successo e io ne sono particolarmente orgoglioso perché? Perché è la memoria, Sandro, davvero della magia di Torino, perché dagli anni 70, nella città magica, esoterica per eccellenza, Sandro si è mosso nel mondo, nel campo bianco, nel campo di luce, sempre, ha cercato sempre l'esplorazione da quello che è il mio sentire verso di lui in comunanza, perché ci può raccontare chi erano questi personaggi, da dove venivano, qual era la loro stazione sociale, da che nazione, Sì, ecco, europea arrivavano, da che me casata addirittura arrivavano a discutere di cose veramente pesanti a Torino. E poi, in ultimo, mi riserverò le domande su quello che io ritengo il mio maestro spirituale, dopo di che Oberto Erao di Falco, che lui ha conosciuto quando ancora non era Oberto Erao di Falco. Quindi lo lui infatti. Agli inizi proprio. può raccontarci di quando un pugno di persone, uomini e donne, si incontravano per parlare di cose assolutamente Paranormali. paranormali. Centro Horus di Torino, centro di ricerche paranormali. Quindi io sono davvero tanto emozionato, tanto felice qua di avere che, oltretutto, Sandro è un grande esperto della Sacra di San Michele, i torinesi e i piemontesi lo sanno, quindi aperto a tutto questo tipo di domande. Alessandro Tuninetti di Priero, facciamogli un bel Grazie. applauso. Prego. Allora, Devo parlare qui dentro, mi sembra. Il tecnico lì. deve sedersi io? Io devo Tu. sedermi qua, scusate, la regia mi dice. Allora. Allora, Alessandro, cominciamo subito. I tuoi anni in India, dai, cominciamo dall'India. Ti va? Cominciamo prima. Prima, cominciamo. Ma è un discorso lunghissimo, ci vogliono 3 giorni per condensarli tutti, cerchiamo di essere rapidi. Io mi sono ritrovato da piccolo in condizioni, non è che sia cresciuto molto, comunque da piccolo in condizioni già di un'età, di una considerazione paranormale. Avevo delle visioni, avevo delle posizioni diverse, sentivo delle cose che evidentemente mi hanno poi portato a un certo livello di percezione diversa, usiamo questo termine. E questo si è maturato proprio negli anni, attorno ai 6 anni, 7 anni, 8 anni. C'è stata una mia prima visita al Museo Egizio, che è stato per me un momento particolare perché l'incontro con una mummia fece scattare in me, io da piccolo, piccolo bambino, delle lacrime. Tanto che l'insegnante che ci accompagnò al Museo Egizio, che non era come quello di oggi evidentemente, mi disse: "Ma Sandrino, ti sei spaventato per questa mummia?" E io piangendo disse: "No, piango perché lui è qui e non dovrebbe essere qui, dovrebbe essere in Egitto." Cioè evidentemente era una percezione di un qualche cosa. Poi negli anni queste cose si sono un po' perse, poi è stato proprio il Museo Egizio a darmi tutta una serie di aiuti. Io ero un bambino che tartagliava per problemi di famiglia, per shock, diciamo così, psicologici, e il Museo Egizio mi aiutò proprio perché allora si entrava addirittura gratuitamente al museo e non c'era quasi nessuno. E quindi ero diventato la mascotte dei vari guardiani che non mi accompagnavano più. E io rimanevo lì tutto il pomeriggio, abitavo in Corso Stati Uniti, quindi andare al Museo Egizio potevo andare benissimo da solo. E quelli sono stati gli anni, sembra strano anche questo fatto, decisamente molto strano, come quell'ambiente mi ha tolto dopo un paio d'anni da questa situazione psicologica. Quindi mi è sparito tutto e ho riacquistato un certo tipo di equilibrio. Saltiamo le cose. Negli anni ho incontrato personaggi di un certo valore,
E l'ambito del paranormale mi interessò sempre, soprattutto perché ero convinto che le capacità dell'uomo, direi che sono infinite, infinite. E il fatto che noi non ci rendiamo conto che c'è la possibilità di ampliare le nostre possibilità di visione, di pensiero, di percezione, anticipando i tempi degli accaduti, e la maggior parte della gente non se ne rende conto che questo è possibile. Sono dei doni naturali, ma devono essere coltivati. Coltivati, e ci sono metodi perfettamente pratici di, per aumentare queste possibilità. Tanto che negli anni ho fatto poi dei corsi di un dinamica mentale di un livello superiore, attraverso il quale si lavorava esclusivamente sul potenziamento delle capacità paranormali, preveggenza, analisi del soggetto, quali cose si portava come problematica quel tipo di soggetto, eccetera. E Torino era stato un momento molto particolare, era fervente l'attività in quell'ambiente. E di lì sono nati poi altre correnti, contatti, da questo possiamo andare con Umberto. Con Umberto ci siamo incontrati, non so perché ci siamo incontrati, forse quelle cose che nella vita devono avvenire. E ci trovavamo niente meno che in un distributore di benzina, prima di Leni, e i nostri incontri erano là, perché c'era una stanza un po' grande dove potevamo incontrarci la domenica e incominciare a vedere che cosa si poteva fare, perché lui potentissimo, era potente, realmente potente, aveva una capacità che difficile da dire, perché poi la gente non ci crede, o lo sperimenti altrimenti non ci crede. E si era voluto fondare un centro particolare, e nacque poi il centro Horus con la sede in via San Secondo, la prima, e da lì abbiamo cominciato a operare insieme. Poi ho cominciato a fare delle conferenze nel centro invece che era in Piazza Statuto, vicino a Piazza Statuto, centro Horus, anche lì. Poi dopo qualche anno, dimmi. Sì, allora, fermo per provare a introdurre un altro personaggio del centro Horus e della Torino di quegli anni, che è Benedetto Lavagna. Hai voglia di parlarci qualche minuto di lui? Sì, Lavagna è stato un nostro maestro, è stato il maestro dei colori, la cromoterapia, e ci trovavamo in una palestra, la prima palestra di yoga a Torino, che era la prima d'Italia, dove c'era un certo Dharmarama. Non so se voi avete un ricordo di questo personaggio. Era un sarto che dall'India è venuto a Torino per cercare lavoro. Noi avevamo fondato un altro centro dove ci trovavamo proprio per degli incontri specifici nelle capacità mnemoniche, e c'era anche lui. E entrando in amicizia, lui mi disse: ma sai, mi sono fermato a Torino perché volevo fare qualche cosa. E io dico: sei indiano, perché non fai lo yoga? Da lì è partita l'idea, e mise sulla prima palestra di yoga di Torino. E lì ci trovavamo con altri personaggi, con Alex Ursone, non so se qualcuno l'ha conosciuto, è stato anche lui un insegnante di yoga bravissimo, ancora adesso insegna. E lì c'era Benedetto Lavagna che faceva le lezioni sulla cromoterapia, le prime lezioni sull'omeopatia, ad esempio, e da allora ci siamo curati sempre tutti, in famiglia, con l'omeopatia, ad esempio, e qualche volta anche con i colori. Erano momenti magici, realmente, e Torino è sempre stata un ambiente molto, molto attivo in queste cose. Qua a Torino abbiamo avuto delle, come la Pallottino, personaggi che avevano una conoscenza, pur non avendo mai fatto scuole di alto livello. Avevamo Roll, ad esempio. Avevamo questi personaggi realmente unici. E c'erano i grandi e i piccoli.
Poi andiamo avanti con Roberto. Andiamo avanti con Roberto, Roberto, dai. Poi da lì allora, potente. Dagli un aggettivo, uno solo, potente in cosa? È un po' in tutto. Un po' in tutto. Io mi ricordo però una tua affermazione un giorno, mi dice, sei un grande pranoterapeuta, vero? Ma era più che un pranoterapeuta. Era più, perché vedi, il pranoterapeuta in un certo senso si avvicina anche alla manipolazione. Mm-hmm. Lui non faceva manipolazione. No, non toccava, non abbracciava. Anzi, stava anche lontano. Aveva una potenza tale da stare lontano da un corpo di 20-30 centimetri e radiava. È una cosa incredibile. Io ho avuto una schiena malmessa e sono andato da lui, mi vergognavo perché andavo da lui, insomma, dico, senti, non voleva farmelo, eh? Mi fa, no, ti devi guarire da solo. Ecco. Dico, no, cioè, per piacere. Mi sono sdraiato sul lettino, ho messo la mano così, un attimo, basta, guarito, immediatamente. Credetemi, altrimenti non racconto le cose che sono ancora più grandi di queste qui. Credetemi. Allora, credetemi. No, realmente. Allora era impressionante questa cosa, quando una persona possa fare questo e incomincia ad acquisire un'aureola quasi mistica in un certo senso. Fammi un'altra domanda. Ah, guarda, lo sai Sandro che io sono un uomo pratico e vado al sodo. Ci fu un momento in cui tu fosti lì alle origini, sì, no, della formazione del primo nucleo che andava a vivere ad Amalur, che voleva impiantare la filosofia orusiana nelle valli del Canavese, ecco, in quella che Roberto definiva la nuova Atlantide, poi scherzosamente diceva che sarebbe stato il piemontese il nuovo atlantideo, ma c'è da, insomma, forse a metà, ecco, magari aveva anche ragione. Mi chiedo e ti chiedo, che cos'è che ti spinse al di là della dimensione familiare che ognuno ha le sue ragioni e valgono. La dimensione proprio pratico-spirituale della comune che non ti piaceva, che non ti risultava, perché di Damanur tutti sottolineano subito un po' un lato pericoloso, un po' un lato oscuro, un po' un lato... No, beh, c'è come in tutte le cose. Io ne ho parlato più volte, ho detto quali sono i miei punti di vista, più volte li dirò. Però io sono curiosissimo di sapere da te proprio di origini, cos'è che non ti risuonò? Non mi risuonava il fatto che, io dico sempre questo, se il Padre Eterno mi ha dato delle caratteristiche particolari che possono fare del bene alla gente, io non chiedo soldi. Ah, io, ecco. Perché questo è un dono. Punto è questo. Capisco che c'è una struttura. E la struttura deve essere mantenuta, deve essere sostenuta economicamente. Però ci sono delle cose che hanno anche dei limiti. Non c'è stata una frattura. C'è stato... Io ho proseguito per la mia strada, col mio pensiero, e soprattutto il concetto della comune è un concetto che secondo me disgrega un po' dal concetto di libertà. Perché la comune è pur sempre una comune, è pur sempre uno stare insieme, ma io perdo la mia libertà individuale. Non è una forma di egoismo, attenzione, come a volte altri possono utilizzare invece la comunità come un altro egoismo per poter stare insieme ad altri e quindi partecipare, perché vivendo da solo, si può dire, forse non c'è questa condizione di unità. Invece la persona deve vivere da solo. Perché da solo? Cerco di spiegarmi. Non in una comunità, perché poi il mio pensiero, il mio modo di pensare, il mio modo di vedere una determinata cosa non deve essere influenzato dal gruppo. Cioè la massima, forse un'espressione di massima libertà. Cioè il mio discorso è questo. Io non sono, lo dicevo proprio a un ragazzo poco fa che si chiama Alessandro come me, il concetto di libertà è quello di non appartenere a nessuna corrente, né di destra, né di sinistra, né di sotto, né di sopra, di non essere partigiano di una squadra piuttosto di un'altra, di essere libero e poter valutare
senza, diciamo così, la spinta di un partigianesimo per una certa corrente, di un mio pensiero. Bon, se io penso realmente come posso pensare, sempre senza essere sottoposto alla spinta del giornale, della televisione, eccetera, forse posso raggiungere dei concetti di una miei, senza essere originale. Esatto, poi posso sbagliare, ma sono miei. Ecco, questo è stato soltanto la diversità che poi con Umberto ci siamo visti negli anni avanti, e poi poco prima che lui mancasse, tra l'altro. Un anno prima che mancasse, ci siamo visti per lavoro, tra l'altro. Ecco, questo è un po' quanto la cosa. Dimmi pure. Bene, allora, se qualcuno ha domande, innanzitutto alza la mano e gliele facciamo. Io cambio un pochino il discorso, faccio un altro passo di lato, perché Sandro ha frequentato una loggia in Chiaro, una loggia chiara per molti anni, perdonami il linguaggio. 43 anni. Solo 43 anni di loggia. E può raccontarci, ecco, di questa loggia, innanzitutto, dopo 43 anni e questa situazione di disastro totale in cui siamo, e tutti qua abbiamo capito che ci sono alcune di queste logge oscure che manovrano le file di chi determina il potere in questo momento. Ecco, dopo 43 anni di loggia in Chiaro, qual è la tua posizione, qual è il tuo pensiero rispetto a questa situazione, rispetto alla tua loggia in generale? Ma qui si parla di loggia massonica, tanto per avere... Ma la massoneria la fine degli anni 70, almeno quella di Torino, era ancora legata a dei concetti iniziatici molto, molto chiari, molto realmente degni di essere vissuti. Nel tempo queste persone sono mancate, c'è stata una disgregazione di valori anche all'interno. L'ingresso in una istituzione di carattere iniziatico non può essere attraverso la raccolta dell'amico che cerca di entrare in questo ambiente per fare carriera, per avere interessi economici. Se deve entrare in un ambiente come questo, deve seguire una via iniziatica. La via iniziatica porta ad una chiarezza di quello che uno deve fare. Però il costume si è sbiadito anche nella massoneria, tanto che io alla fine di dicembre dell'anno scorso, quindi 3 mesi fa, ho dato la disdetta, mi sono messo in sonno, questa è la caratteristica formula di uscita dalla massoneria, proprio perché non rispetta le situazioni attuali. Allora, se la massoneria ha sempre puntato verso la verità, verso la chiarezza degli accadimenti, soprattutto in momenti storici difficili, dalle varie guerre di secessione, quelle che sono state la prima e la seconda guerra mondiale, non ha cercato la verità, come mai oggi non cerca la verità di quello che sta succedendo? Ha creato una barriera ufficiale, attenzione, non ufficiosa, ufficiale, di cui non si può parlare di questo nei nostri ambienti, al punto che il concetto di fratellanza, di uguaglianza decade. E cosa ci sta a fare uno come me dentro questo ambiente? E per me è stata una delusione, perché pensate, è un amore di 43 anni che se ne va così di colpo. Mi è servito molto, ci sono state delle cose ottime, grandi, perché attraverso la scuola massonica si possono raggiungere anche delle caratteristiche molto forti, come la memoria, come la conoscenza storica, rituale, operativa, eccetera. Però quando c'è una barriera di questo, io sento, come dicevo prima, uno spirito libero e non ci sto, sono andato. Questo è quanto. Penso di essere stato chiaro, no? Per una volta posso dire non ho dubbi. Aggiungo, ma chioso proprio una cosa che mi dicesti qualche giorno fa, che forse agli amici qua da veramente sottolinea ancora di più cosa hai detto.
in sede centrale dove sono, ci sono le tre scimmiette, no? Della... Non vedo, non penso, non parlo. Non vedo, non sento, non parlo. Non quindi parlo, la direzione centrale c'è anche a Filadelfia, mi pare giusto, a Filadelfia. Non ho capito, stavano parlando. No. E se c'ero dormivo, si diceva. In Sicilia così, tipo, se c'ero dormivo. Vabbè, comunque, sembra che dalle altissime sfere arrivi questa cosa odiosissima. Che ci spinge ancora di più a rimboccarci le manichine, a fare qualcosa per nostro conto, certo, dal mio punto di vista. Certo, certo. Allora, dai, magari ci torniamo dopo alla questione Torino magica, massoneria e Damano. Andiamo un attimo in India, dai. Raccontaci un po' la vostra esperienza in India. È stata senz'altro un'esperienza estremamente positiva. Noi siamo andati in India, Lucia, la prima volta? 78. E guarda caso siamo andati anche con un gruppo di massoni, miei fratelli di Loggia, per avere questo incontro con questo personaggio che ci aveva incuriosito. Chi era stata più la persona che ha spinto di più è stata mia moglie, perché per me, noi già era un periodo in cui il problema delle materializzazioni, problemi nell'ambito di queste capacità extrasensoriali c'erano a Torino. Dovevo andare in India a vedere Sai Baba, figuriamoci, c'era. Dico Roll, ma ce n'erano altri. Roll è diventato famoso perché tanti giornali ne hanno parlato, ma quelli anche forti come lui non si facevano conoscere in giro. Ecco. Quindi siamo andati e lei, mia moglie, ha avuto immediatamente una illuminazione spirituale soltanto a vederlo. Io come buon massone ho voluto toccare con mano, no? Vedere se era vero o non era vero, e infatti mi sono reso conto che già nel primo viaggio c'era qualche cosa di molto 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 forte che ha colpito per il miracolo, ecco, cioè il miracolo della Vibhuti, questa cenere che viene proiettata da Baba attraverso le mani, ma la materializzazione, soprattutto i fenomeni di materializzazione, che all'inizio potevano sembrare anche fasulli, ma poi dopo averne visti tanti, perché noi non siamo andati una volta in India, siamo stati andati più volte, circa 10 volte, quindi dovevano essere, ogni tanto potevi vedere che c'era l'errore, invece no. E abbiamo visto delle cose incredibili, ma poi è quello che emanava questa persona. È un po' come quando c'è incontri una persona che ha un carisma. Cos'è il carisma? È un qualcosa che gli dici, che c'è il carisma, cos'è? È un francobollo, è un neo, non lo so. No, lo senti che c'è un carisma, perché ci sono quei personaggi che non sono belli, non sono intelligenti, ma hanno il carisma. Questo carisma attira le folle, attira, e la gente va e sente che c'è. Poi ci sono quelli che forse non sentono per niente, perché hanno una epidermide abbastanza spessa, e quindi dettata forse dalle fatiche della vita. Altri invece vanno perché hanno delle malattie, e qualcuno viene guarito, altri no. E perché? Se uno ha queste possibilità, dovrebbero essere guariti tutti. Ma in India c'è una legge, la legge del karma. Legge del karma, perché se hai un karma disastrato ti devi prendere e tenere le cose. Al limite ti possono aiutare certe manifestazioni di un certo livello. Altrimenti, se hai... Io ho visto delle guarigioni. Una donna che era su una carrozzella, che è entrata e è uscita a piedi. Altre così. Ho visto, raccontavo sempre da Alessandro, quella di un ragazzo ad un interview, si chiama così, quando Baba dice tu vieni, e si va in 7, 8, 10 persone, e c'è anche questo ragazzo con suo padre. E Baba parla con tutti, eccetera. A un certo punto questo ragazzo ha un bellissimo orologio, molto bello, e Baba gli chiede di fargli vedere l'orologio, e lì fa vedere l'orologio. Baba glielo chiede, no? Toglie l'orologio, un orologio d'oro molto bello, d'oro massiccio, e glielo dà tremante, gli dice: ma chissà cosa succede, glielo dà. Baba se lo mette fra le dita così,
guarda, e dice, è molto bello, fa vedere a tutti questi, e poi fa così. E cosa diventa? Cosa diventa? Diventa una motocicletta tutta d'oro, il quadrante dell'orologio è al posto del motore, posto del motore, le due ruote, la sella, il serbatoio, eccetera, tutto d'oro, e glielo dà. E perché ha fatto questo? Uno si chiede perché. Correva in moto, non lo sapevamo, neanche se Baba lo sapeva. Ecco, l'oro che portava al posto si è trasformato attraverso Sei Baba, sì, in questa motocicletta. Tempo, sì, ma lo so, lo so. L'apertura di una scatoletta che una volta teneva della Vibuti, questa qui che Baba materializzava, questa si alza e va da Sei Baba e gli dice che è vuota. Allora lui le prende questa, guarda, e io ero fianco a lui, vedi questa roba che arriva, poi fino a uscire dalla cosa. Allora, ci crediamo? Non so, io ne ho visti 100 di queste cose qui. Insomma, alla fine devo dire sì, ha un potere, ha una caratteristica, chiamiamola caratteristica, è un avatar. Cioè, lo accettiamo o non lo accettiamo? Io l'ho accettato, ci è voluto del tempo. Lei, per un amore, perché qui ci sono anche dei fenomeni di amore, l'amore apre le porte a tutte le nostre limitazioni, no? L'amore è potentissimo. Lei l'ha amato subito, quindi ha avuto anche nella vita di tutti i giorni, ha avuto una serie di problemi, e proprio per questo amore che ha avuto ne è uscita viva, ne è uscita viva. E quindi io Baba l'ho amato più avanti, ci ho impiegato qualche tempo, perché ero più duro, avevo un ego troppo forte, troppo duro. E quando ti apri all'amore universale, ecco che tutto fluisce così. Ed è stata un'esperienza fantastica, fantastica. Dovrei raccontare tante altre cose, però... Facciamo un applauso, Sandro. Un'ultima domanda e poi lascerei agli amici, sì, ulteriori domande, perché lo sai, conoscendomi, che io sono legato agli spiriti di natura, alle manifestazioni proprio attraverso la natura conclamate della forma divina. Mi raccontasti di un benvenuto e di un arrivederci che ti diede un serpente reale quando arrivasti in India. E quando te ne andasti? No, è stato, sì, non era proprio così. Ero nel tempio, in un tempio di Puttaparthi, ed ero seduto. A un certo punto dietro c'era il tempio vuoto, sentivo dei colpi di bastone, per terra, e a un certo punto esce un cobra bianco, un cobra bellissimo, enorme, che scende, perché non lo uccide, non l'ha mica ucciso, l'hanno fatto uscire dal tempio. Lui è sceso dai gradini ed è sceso a fianco a me. Bellissimo, una cosa. È passato vicino, io sono rimasto seduto, farò qualche cosa. E invece, sempre in India, ero ospite in una famiglia benestante indiana, e diciamo così, in questo parco che avevano loro, c'era un formicaio molto alto. E normalmente i cobra vivono insieme dentro i formicai. Tutte le mattine le signorine di queste varie case gli facevano la pugia, gli portavano i fiori, gli portavano il latte e li mettevano vicino, facevano le preghiere, eccetera. E questo cobra andava, mangiava, eccetera. Una notte io dormivo in una stanza che avevano dato con una finestra, spiego questo perché è importante, e faccio un sogno che un serpente, un cobra, mi passava sulla pancia e scendeva dal letto, saliva sul letto, mi passava sullo stomaco e scendeva. Mi sveglio, dico al mio amico indiano, ma ho fatto sto sogno così, chissà, ma dico, vabbè, vado, faccio colazione, poi faccio il giro della villa. A fianco alla finestra della camera
c'era la pelle, una parte della pelle del serpente, si è squamato lì. Quindi il mio inconscio l'ha percepito, l'ha tramutato in sogno. Cioè, ecco a volte perché molti possono percepire delle cose che avverranno, sono avvenute attraverso uno stato di sogno. Questo è stato un rapporto col serpente, molto, molto significativo. Eccolo William, cercavo William, perché è qualche giorno che qui ha fatto sogni, vero? Che... Va bene. Allora, Alessandro, io avrei finito. Benissimo, già passato un'ora. Non lo so quanto è passato. Noi qua. Non lo so quanto è passato, non... 33. Quanto? 33. Mi sembra giusto. Allora, qualche domanda? La scala massone. Prego? Sono i gradi massonici. 33 gradi massonici. Allora, qualche domanda da voi? Accidenti, abbiamo... una conversazione lunga, tutto un pranzo da lui. Allora. Ci ha spiegato, ci ha allargato un po' la mente. Ecco, allora, caro amico Sandro. C'era una cosa che volevo dire a loro. Che cosa può succedere a chi ad un certo punto incomincia a sviluppare delle tecniche per ampliare il proprio campo di sensazione? Allora, io dico questo perché è successo a me. Quando io gestivo questi corsi di dinamica mentale, mi era capitato all'inizio una cosa molto, molto, molto strana. Nelle tecniche c'è questo, gli allievi si distendono, sentono delle musiche, sentono un certo tema, attraverso registrazione, attraverso luci, eccetera. A me capitava che mi si accendeva uno schermo sulla spalla di uno dei soggetti e io vedevo delle scene dentro questo schermo, come una televisione. Adesso sono grandi, una volta erano piccole televisioni, era anche piccolo il visore, allora si era adattato. E la cosa era curiosissima, perché io vedevo, per esempio, dico, c'era una ragazza, una del corso, e a un certo punto vedo in questo schermo una bambina con la treccia che giocava con una palla dentro l'androne di un cortile, di un portone. L'androne era passo carrai, cioè il passo per andare nel cortile, e giocava con la palla. Vedo questo, finisce la lezione, cosa, la chiamo e dico: ma senti un po', ma io così ho visto questo. E, dico, ma, e lei mi fa: ma io quando ero piccola portavo la treccia, giocavo la palla nell'androne perché i miei genitori erano i portinai. Questo per dire. Un altro personaggio, ad esempio, questi sono i più salienti, cosa posso dire. A un certo punto questa persona, sempre questo schermo, ho visto una serie di teste di bambino che in una scena muta, perché non c'era evidentemente un sonoro, teste di bambino, una vicino all'altro, che gridavano e piangevano, si vedeva delle espressioni. Sono rimasto. La chiamo in separata sede e gli ho chiesto, questa cosa si è messa emotivamente a piangere. Era una persona che faceva aborti. Ecco. E altre così. Questo era il campo di ampliamento delle mie facoltà di allora, che mi permettevano di percepire situazioni che le persone si portavano appresso. È stato un periodo brutto per me, bello sotto certi aspetti, ma brutto perché vedere il dolore di certe persone che si portano appresso, e tutte sulla spalla destra, questo non mi chiedere perché, chiedetemi, era disarmante vedere questo. Un mio amico che pensavo fosse un ragazzo normalissimo, eccetera, che invece vidi che aveva delle problematiche sessuali con l'altro, con le altre persone.
e così via. C'era quella che invece si portava le cinghie e la frusta perché faceva dei numeri da circo equestre. Nel lavoro, i rappresentanti che mi venivano a proporre determinate cose, percepire che non era un uomo serio, perché cercava di vendere qualche cosa che non andava bene, ma poi i problemi con mia figlia, che quando ho avuto il primo fidanzatino, io vedevo, un giorno mia figlia dice, cioè mia moglie, a tavola mi dice, senti papà, è ora di chiudere la radio, perché lei lo percepiva. Quando mia figlia era caduta giocando e si è spaccata il labbro mentre giocava con la bambina, nel momento che lei è caduta mi si è aperto un taglio nella bocca. Ecco. Mi si è aperto. Ma perché? La carne risponde a certe situazioni quando c'è un enorme flusso amoroso. Allora, tutti questi fatti così adesso buttati così fanno riflettere. Fanno riflettere alle possibilità che abbiamo, ma che non ci hanno permesso, nessuno ci ha insegnato come fare. È facile, credetemi, è molto più facile. Basta annullare la mente. Annullare la mente vuol dire concentrarsi senza pensare, ma basta poco. Fatelo tutti i giorni, 5 minuti prima di andare a dormire, eccetera. Aumenta il campo di percezione che va al di là dei nostri sensi, va al di là, un settimo senso, un ottavo senso. Infatti tu, Sandro, hai anticipato la domanda che io volevo farti. Ma poi c'è una domanda, Vincenzo. Allora, in questo campo di percezione andare alla mente, possono anche venire fuori delle soluzioni a problematiche? Caspita, come no? Caspita, certo, proprio quando non pensa al problema. Quando non si pensa a fare, posso avere soluzioni. Certo. Ma per esempio, quando fate meditazione, quanti di voi fanno meditazione? Qual è il problema fondamentale? Perché a un certo punto, quando ti metti a gambe incrociate, dopo aver trovato più o meno una posizione che non ti faccia male ai reni, alle gambe, eccetera, eccetera, ti viene ti prude la guancia, ti viene da starnutire, poi pensi a questo, ma chissà come faccio bene, non faccio bene, no, tutto sbagliato, non hai fatto meditazione. Infatti Baba dice, come altri grandi maestri, la meditazione vera dura un secondo, inutile stare mezz'ora, non serve a niente, perché in quella mezz'ora avete chissà quante cose avete pensato. Utilizzate piuttosto la mente come campo di proiezione d'immagine. In Tibet usavano, e usano ancora adesso, le prime tecniche per i ragazzini è quello di, su uno schermo nero della mente, disegnare una sedia stilizzata, 1, 2, con la gambetta e la schienale, sono 1, 2, 3, 4 linee. Visualizza su un fondo nero 4 linee bianche. Da lì puoi andare a vedere delle cose con la mente dentro un pozzo, e qui mia moglie è testimone, dentro un pozzo, dentro in questo pozzo, questo vortice che crei, per andare a cercare un'immagine. E cosa vedi alla fine? Vedi delle cose straordinarie. Vedi dei cavalli alati, degli unicorni, vedi delle fontane di ghiaccio, vedi delle corazze di cavalieri, dei merletti meravigliosi, e senti anche delle musiche. Dice, ma tu sei pazzo, hai le visioni? No, gli artisti hanno questi campi di visualizzazione, ce li hanno, come si immagino dentro un blocco di pietra già la sagoma che devono tirare fuori. Lo vedono già prima. Quindi l'immaginazione è la capacità dell'uomo che ha di creare. Forse, dico una bestemmia, Dio ha immaginato l'universo e l'ha creato, e gli universi insieme. Cioè l'immaginazione è un potere immenso, immenso. Infatti chi immagina crea qualcosa. Spesso crea cose che non sono mai state create, no? Evidentemente. Ecco, questo è il punto. L'immaginazione però dopo aver visualizzato il nero, diciamo la serie. Sì, ma a volte sai cosa ci manca? Ci manca la poesia. Noi non abbiamo la poesia dell'anima.
noi abbiamo una poesia razionale che uno più uno deve far due, due più due deve far quattro. Questa è la nostra incapacità di creare. La capacità di immaginare anche l'impossibile. Esatto, ma che poi si rende e poi ti dà la facoltà di espandere le visioni. Ognuno di noi trasmette delle onde che possono essere tradotte in immagini, come la televisione. Cambiare attorno a te, cambi tu per cambiare attorno a te. Per percepire. Senti, ci credi agli innamoramenti immediati perché hai visto una persona e ti innamori di quella persona? Immediati, senza saperli, perché l'altra non lo sa. Tu ti innamori. Ma perché? Perché non è soltanto perché l'hai vista. È perché il campo emozionale e vibratorio, e qui siamo nel campo della vibrazione della materia, è simile al tuo. È così simile che sei tu stesso che scateni questo stato d'amore. Allora, però no, noi siamo chiusi dentro noi stessi, per carità di Dio. Cioè, è difficile. Però questo l'ho accennato prima, è la chiave, l'amore. Questa è la chiave. Ma va in interconnessione anche con l'altra persona, allora. Non ho capito? Con l'amore va in interconnessione anche con l'altra persona. Ma se ci sono delle madri che hanno avuto i figli che sono morti e l'hanno percepito a migliaia di chilometri di distanza, è ufficiale questo, non è una balla. Ci sono questi, saranno casi, non lo so. Tante cose non vengono neanche dette. È vero. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti per i tempi tecnici che ci sono stati dati. E, io avevo un'ultima chiosa, più che una domanda, rivolta un po' a tutti noi, dalla tua esperienza, vista la gente che c'è qui oggi, questo gruppo che si è formato appunto giovedì, da giovedì ad oggi, cosa senti di dirci per darci uno spunto di riflessioni, come affrontare ecco, questi ultimi tempi, Kali Yuga, come ci posizioniamo? Tu mi valuti troppo, eh? No. Una domanda del genere. È troppo difficile, cioè è un po' difficile. Siamo tempi di trasformazione, siamo di fronte a un grande marasma che cambierà il nostro modo di vivere, questo senz'altro. Questo sì. Oramai è scritto, era già scritto tempo addietro, tanto tempo addietro, che sarebbe avvenuto questo. E qui è avvenuto in una maniera estremamente violenta, tutti insieme, non ci aspettavamo, ma perché? Perché abbiamo ignorato come sono mosse le politiche mondiali. Le abbiamo ignorate, perché ognuno si è fatto i fatti suoi. Il problema è questo. Chi non l'ha ignorato sono quelli che hanno costruito questo. E noi siamo gente comune. Non abbiamo... almeno credo, credo. Quindi non abbiamo pensato a cosa sarebbe avvenuto. Adesso c'è in atto una situazione anche molto, molto... molto difficile tra gli Stati Uniti e l'America, ma qui c'è di mezzo il mondo stesso. Sì, sì. Il fatto, qui entriamo in un dettaglio politico molto, molto, quello molto stretto. Ci parlerà dopo, subito dopo, ecco, il tempo. Allora se vuoi chiudere il tuo intervento appunto con il tuo pensiero appunto su il momento geopolitico, che tratterà con dettaglio subito dopo di te, Fabrizio. Ecco, dici la tua su... Ma la mia questa è molto, molto radicata. Noi, io con mia moglie avevamo già fatto delle situazioni già 2 anni fa, all'inizio del Covid, di come si sarebbe sviluppato tutto il tema. E abbiamo detto qualcosa a qualche nostro amico, ma te lo sono tenuto io lei. Proprio perché si è sviluppato tutto come abbiamo pensato, purtroppo. E questo mi ha dato fastidio, perché parlarne a volte sono perle date ai porci, come diceva qualcuno, meglio star zitti. La situazione potrebbe anche diventare legata a un piccolo intervento nucleare, piccolo per modo di dire. Adesso ci sono bombe nucleari che non distruggono intere città, ma
zone abbastanza consistenti senza fare una distruzione. Tipo la deflagrazione di Beirut poteva ma infatti, essere ma infatti, una piccola deflagrazione nucleare. Quando c'è stata quella di Beirut, abbiamo subito detto questo è stato un'attività voluta. Quindi, poi si usa il principio dell'anatra, no? Esatto. Cioè, da lontano qualcosa ti sembra un'anatra, vola come un'anatra, starnazza come un'anatra, forse un'anatra. Quello assomigliava a una bomba nucleare, infatti i danni della bomba nucleare in tutto e per tutto era come una bomba nucleare, forse era una bomba nucleare. Comunque in questi momenti è un momento di riflessione profonda. Ogni tanto fa bene all'umanità vivere delle situazioni di questo genere. Come hanno fatto bene durante la guerra quelli che sono sopravvissuti, perché per almeno per 10 anni, dico 10 anni, 15 anni, 20 anni, c'è stato un momento di vita completamente diverso. E la guerra la prendiamo come qualsiasi catastrofe naturale che possa manifestarsi, e quindi dobbiamo essere quanto mai, il più sereni possibile, perché quello che ci hanno trasmesso i nostri politici certamente non è serenità, ma è soltanto odio ai diversi, a quelli che non la pensano come la pensano loro. E se oggi siamo qua è perché penso tutti come noi pensiamo alla stessa maniera, tutti. Gli altri non vogliono che si pensi così, perché questo è una situazione di libertà. Noi stiamo vivendo un momento di autolibertà, non essere assoggettati da un sistema dittatoriale che ci fa passare per quelli che sono, diciamo così, gli untori. Siamo noi gli untori, ecco, questo è il problema. Quelli che contaminano un pensiero unico, tecnicamente ormai perfetto, politicamente corretto, che non bisogna scalfire più con nessun tipo di modifica, e così sarà per sempre in eterno. Se non vi va, sono botte. Anche Baba ha detto che c'era la grande trasformazione, l'ha detto in un'altra maniera, il grande reset, l'aveva detto a suo tempo. Baba l'aveva detto. La purificazione. Falcolo che stava al fronte temporale. Ma l'aveva detto perfino, come si chiama, Putin. Ha usato la stessa parola l'altro giorno. Pensate. Va bene, allora io concluderei se non ci sono Daria. Volevo fare una domanda se posso. Sì, volevo chiedere come fare a distinguere una visione, se la visione nasce da una visualizzazione che appartiene al mentale oppure qualcosa che appartiene all'anima, che appartiene al domande difficili. Posso darti tu? Certo. Io facevo degli esperimenti in pubblico di psicometria. La psicometria è avere un oggetto che tu non vedi, che non conosci, e lo tieni in mano. L'oggetto è materia, ed è naturale, ormai è chiaro, che questa materia raccoglie le emozioni, e siccome le emozioni modificano l'energia, se sei un sensitivo, l'oggetto ti trasmette una visione. Questa visione però può essere una visione non perfetta, ma questo te ne rendi conto quando sei allenato, non perfetta, e allora ti spinge a dire che qualcosa del contenuto di questo oggetto. No, la visione invece deve essere pulita come una slide, come un film. Quando è pulita è l'oggetto che ha trasmesso. Io ti dico quello che ho sperimentato io. Per esempio, non so, una donna mi diede a un operatore, quindi un incontro come voi, un anello, era in una busta, perciò io non sapevo che era un anello, e ho visto quello che dovevo vedere, c'era era in montagna, immaginate un film, no? In montagna, con la neve, c'era un altare adibito per la messa, il prete vestito e la gente che assisteva, ed era un matrimonio. Era il matrimonio di lei con suo marito, e quella è la vera di suo marito era morto. Questa donna, quando gli ho detto questo, si è messa a piangere, no? D'altra parte anche lì.
non so, un altro esperimento, un'altra volta mi hanno dato un mosaico, io poi ho scoperto che era un mosaico dopo. Mi danno un mosaico, appunto, non capivo cosa fosse, e ho visto dei piedi di persone che camminavano, no? Ma altezza uomo. Poi della cenere che veniva giù, e poi sempre piedi che correvano. Ma allora dico, vedo della cenere di un vulcano, qualcosa del genere. Era un mosaico preso a Pompei che ha visto l'eruzione. L'eruzione, la gente che scappava, no? Ecco, è una cosa più o meno simile, io ti dico attraverso le mie esperienze. Cioè, gli oggetti, allora quando dice un oggetto porta fortuna, può darsi che un oggetto porta fortuna perché chissà chi l'ha fatto, come l'ha fatto, con quale motivo, quanto il tuo credo su quell'oggetto. Questo è il punto, quanto credo. E sono tutte cose che poi però permangono. Tanti scienziati si sono chiesti come mai. E allora, chi fa, ad esempio, chi entra in certi locali, in certi ambienti, dove sono venute delle tragedie, gente che è stata uccisa, che sono eccetera eccetera, le pareti sono pregne di queste emozioni fortissime. Questo è stato specificato, il perché sensitivi vanno e percepiscono l'accaduto, lo vedono come un film, come un film. Cioè, sono cose che ci sono, non sono cose che si leggono sui giornalini, succede. Beh, io in una casa dove c'era marito e moglie che litigavano sono andato subito dove... Poi addirittura lui aveva fatto del male a lei, Come radar. Ma tante cose poi... un'altra volta poi siamo un pochino più stretti, diciamo tante altre cose che abbiamo fatto e va bene così. Tanto se non ci sono altro... Ancora qualche domanda? Allora, se non c'è più nulla, io con grande piacere ringrazio Sandro della bella chiacchierata che abbiamo fatto. Adesso ci prendiamo 10 minuti di pausa per un caffè o qualcosa giù da basso. Noi prepariamo per il prossimo intervento dove Fabrizio Biellini. Grazie. Ancora grazie. Davvero, da Alessandro Pirinetti e a sua moglie Lucia. Grazie.